Salve a tutti e a tutte. Siamo sempre sul canale YouTube Libri Dintorni del Sistema Bibliotecario Valingane. Nell'ambito del progetto Per non dimenticare, accanto alle riflessioni in corso per onorare il giorno della memoria, celebriamo oggi il giorno del ricordo. E lo facciamo richiamando alla memoria il destino crudele per gli italiani dell'Istria, della Dalmazia e della Venezia Giulia, attestato dalla presenza contemporanea, nello stesso territorio, di due simboli dell'orrore: la visiera di San Sabba e le foibe. Richiamiamo alla memoria il drammatico esodo di quegli italiani verso l'Italia, uno stilicidio durato un decennio. E lo faremo con l'aiuto di amici e associazioni che ci accompagneranno nel percorso con la lettura di brevi brani tratti da 10 febbraio, dalle foibe all'esodo, il cui autore è il padre della legge del marzo 2004, con la quale l'Italia riconosce il 10 febbraio quale giorno del ricordo, al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre, degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale. Non solo, altri brani saranno tratti da Foibe di Gianni Oliva, uno studioso del Novecento che da anni si occupa degli aspetti meno conosciuti della storia nazionale recente. Approfondiremo infatti il periodo tra il maggio e il giugno del 1945, quando migliaia di italiani della Venezia Giulia, dell'Istria e della Dalmazia vennero uccisi dall'esercito del maresciallo Tito, gettati nelle foibe o deportati nei campi sloveni e croati, dove morirono di stenti e di malattie. Invitiamo tutti alla visione dei video sul giorno del ricordo. Buona visione a tutti.